Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Avevo pensato di fare un ASMR, ma le mie cuffie sono nel borsone della palestra, quindi non posso farlo. Allora, sono in questa posizione strana dove non mi vedete, ma sono qui, con questo cartoncino gigante, dove andremo praticamente a fare il biglietto gigante per San Valentino. E se riuscirò, uscirò anche di casa per andargli a comprare la carta regalo. Ciao amore. Tu che guarderai questo video vedrai quanto sono impazzita per farti il biglietto regalo. Lo faccio perché. Allora, prima di tutto, di cosa abbiamo bisogno? Vi ho messo in questa posizione per farvi vedere più o meno qualcosa, non posso di più, perché sennò il mio cellulare cade. Allora, questo qua è un cartoncino, come potete vedere, gigante, che ho piegato in due perché sennò sarebbe così. Lo trovate facilmente in cartoleria. Potete usarlo anche più piccola, non mi preoccupate. Allora. Per ora io ho tracciato un cuore che voi non vedete con una matita molto finemente. Che adesso andrò, se riesco ad aprire questa gomma, a correggere. Adesso ha un po' di orecchiette, ma si toglierà. Perché adesso vedete questa parte. Non la vedete, io sì. Questa parte qua vedete che è un po'. Poi tanto andrò a metterci qualcosa sopra. Ecco fatto. In modo che rimanga piatto. Ora. Con la gomma che stavo cercando di aprire. Allora, prima di tutto, il cartoncino potete scegliere il rosso, però qualsiasi altro colore. Io avevo scelto il rosso, ma anche perché è il colore che piace di più al mio ragazzo. Ce l'avevo anche azzurro, ma azzurro, sinceramente, visto che è San Valentino, rimaniamo sulle tradizioni. So che non mi vedete ed è una cosa un po' brutta, però. Ora, devo andare solo a correggere la punta perché vi spiego perché secondo voi l'ho tagliato. Grazie amore, la tua gomma cancella una meraviglia. La prima volta che la uso è la gomma che mi ha regalato. Mio amore per Natale. Anche la matita, vedete, la sto utilizzando, sono anche abbinate. Molti dicono, ma perché il tuo ragazzo ti ha regalato per Natale queste cose strane? Perché a me piace molto disegnare, come poi appunto noterete. E quindi adesso farò appunto questa cosa qua, di sistemare questa specie di cuore. Allora, facciamo così. La matita è molto leggera, quindi disegnate a matita, mano libera, non so, scegliete una persona che sappia disegnare decentemente e fate per l'appunto, il cuore deve essere alla fine qua, come potete vedere, adesso intravedete perché sto tipo disegnando a schizzo, non so come spiegarlo, il mio cuore sembra un pochettino obeso, quindi possiamo sfruttare questa cosa per farlo più lineare. Qua cancelliamo, anche perché poi dovremo andarlo a ripassare col pennarello. O semplicemente, se volete, potete anche direttamente ritagliarlo. Ok, cercate di farlo più o meno decente. Il mio è un po' ciccione. Però alla fine deve essere qua. Deve essere abbastanza spesso. Adesso vedete, più o meno deve essere spesso quanto una gomma. Tipo questo è lo spessore che ha il cuore parte così e va giù così. In modo che così quando lo andremo a ritagliare, verranno due cuori attaccati che si aprono. Si potrebbe aprire anche benissimo dall'estremità. Però ho preferito farlo così, sperando che si apra. Ora vado solo a cancellare le imperfezioni. Ora se riesco lo. Se ho un pennarello rosso su rosso, vado a ripassare i bordi. Giusto perché devo tagliare, io sono abbastanza cieca. Inizio solo per ritagliare i bordi. Così accentuerà anche la matita. E andiamo a accentuare un po' tutto. Poi anche voi lo vedrete un po' meglio. Ovviamente purtroppo questo cartoncino è proprio tanto grande. Quindi non riuscite a vederlo bene. Però si sta pure scaricando. Vabbè, tanto ci devo solo fare il ripasso. Io l'unico pennarello scarico lo scelgo io. Andiamo a ripassare qua. Sì, a volte soffio, per il momento basta alitare sopra il pennarello con il calore, così gli date leggermente l'ultimo sfiato di morte. Prima che. Ok, ufficialmente il mio pennarello è morto, scarico. Vabbè, si è durato abbastanza, addio. Sì, ma quando andiamo di se riesco a buttarlo, vabbè. Ora, abbiamo il nostro cuoricione, che spero riusciate a vederlo più o meno. Si vede, non è proprio simmetrico.
Vedete che alla fine ho lasciato un po' di spazio, così. Adesso andiamo a tagliarlo. La parte più difficile è tagliarlo perché allora, prima di tutto se ce l'avete, vi serviranno due clip che adesso andrò a prendere. Allora, una l'ho trovata. Ok, ne ho trovato solo una, molto bella. Ne ho trovato solo una, comunque dovete prendere due di queste qua. Io sono anche demente perché ho trovato da poco questo. Questo qua praticamente, guardate, fa questo lavoro qua. Vedete, voi buttate le calamite e lui le acchiappa. Quindi abbiamo le nostre bellissime clip. Vi consiglio per questo lavoro di utilizzarle così. Molto semplici, perché io ce l'ho anche così. Però non vanno bene perché rimane poi il segno, non ci piace. E mettete poi qua sopra in modo che il cartoncino stia fermo e riuscite a tagliarlo senza ucciderlo, perché ritagliandolo molto spesso si sposta e avete un cuore poi decimato. Lo mettete tipo così, più o meno. Vedete, queste qua sono le clipette qua, e poi adesso andiamo a tagliarlo. Io ho messo qua, ovviamente si vede già la mia precisione nel piegarlo, che fa schifo. Dopo un po' di ciclato, prendiamo delle forbici dell'IKEA gialle e andiamo a tagliarlo. Non ci vorrà molta concentrazione perché io a tagliare faccio cagare. Soprattutto con queste forbici giganti, però non ne avevo assolutamente altre. Il cartoncino è anche bello duro. Tutto ciò perché voglio fare una cosa carina fatta a mano, perché i bigliettini trovo che costino veramente tanto, o almeno qua a Torino costano davvero tanto. Sono un po' fuori margini, ma vabbè, lo stesso. L'importante è che assomiglia a un cuore. Ok. Ora devo tagliare anche l'altro. Lo sto quasi facendo, è un po' duro. Ok. Il mio cartoncino è abbastanza duro. Però ce la si fa. Ok. Poi l'altro pezzo che avanzerà rosso non lo butto perché mi serve un'altra cosa. Ok. Primo pezzo rosso qua. Ora mi manca l'ultima parte da tagliare, che è questa. Per alleggerire mi faccio così. Sto tagliando un pezzo di cartone così, ecco. Mi manca solo questa parte qua. Ora. Devo cercare di tagliare il più precisamente possibile, anche se c'è questo orecchio che svolazza. Riprendo la cosa di prima e faccio così, così non lo svolazza via. E taglio di qua. Se riesco faccio così, poi faccio le rifiniture. Faccio così. È un po' difficile perché è un pochettino spesso. Però va bene. Ok. Poi facciamo anche di qua. Il problema è che aprendolo devo tagliare praticamente due strati. Non è proprio facilissimo. Ora facciamo così. Voilà, e ce l'abbiamo fatta. Ora metto anche l'altra clip. Qui più o meno vedete il mio cuore debosciato. Il mio cuore, il mio bellissimo cuore. Eccolo qua. Questo qua sarà il nostro. Prendiamo tutta questa cartaccia. Questo sarà il nostro cuore. Bigliettino. Che praticamente, allora, potete metterci anche le clip se volete, però praticamente verrà così. Così e si aprirà così. E poi possiamo decorare come volete. Io ovviamente dec lo decorerò se riuscirò con una cosa molto molto figa, la colla glitterata. Ora, per fare la parte di sopra, rimetto di nuovo le clip perché me lo tiene chiuso il mio cuoricione, e inizio a decorare la parte che sarà la parte che si vedrà, ovvero la parte quella lì, questa parte qua sarà quella che si andrà a vedere al di fuori. So che non è disimmetrico, ma va bene, non so, non è molto simmetrico.
L'altra parte del cartoncino rosso è la parte più grossa, cioè questa qua la tengo. Le altre invece parti più piccoline le butto perché non mi servono. Queste qua invece le dovrò sfruttare per fare dei cuoricini piccolini se avrò tempo. La piego in due, tanto mi servono piccolini e la metto da parte. Ora andiamo a decorare il nostro cuoricione. Ovviamente metti tipo così, però vabbè, lo stesso. Allora, prima di tutto, oltre a questa parte qua, la lascio così perché se la danneggio più di tanto, c'ho cuoricione. Allora, vediamo se riesco a spingere un po' più il cellulare così senza che caschi. No, vabbè, il massimo che riesco a fare. Ora, cosa potrei scriverci? Potrei fare, scriverci, vabbè, ti amo. Potrei mettere I love you, oppure semplicemente ti amo, che è più bello. Potrei farlo in giapponese, però poi mi divento scema, perché dovrei andare su Google a cercare come si scrive di nuovo. Ma potrei fare solo così, allora. Si chiama una grande scritta in centro, che sarà sempre a matita prima. Infatti, meno male che l'ho fatto a matita, poi è venuta una schifezza. Ok. Questo qua sarà la base di partenza. Sto calcando forse un po' troppo, però. Poi vi farò vedere, mi direte se vi piace. Non so se a matita si vedrà, però. Ovviamente lo ripasserò con qualche colore. Ok. Aggiusto solo una cosa e ve lo faccio vedere. Perché qua ha fatto abbastanza un po' schifoso. Ok. Perfetto. Allora, dovrebbe essere. Non siete un cacchio, sì. Beh, questa è la scritta. Adesso la vado a ripassare con i pennarelli, con i miei bellissimi pennarelli. Eccoli qua. Un colore, purtroppo il nero. Qualcuno mi regali dei pennarelli. Allora, Sara, che colore abbiamo potuto usare? Il viola? Sì, abbiamo il viola. Ah no, aspettate tutti, sono stupida. Andiamo a prendere il pennarello indelebile. Se non è scarico, c'è un pezzo di pennarello indelebile Trattopen che andrò a passarlo sopra. Se volete poi potete togliere, diciamo, la matita che c'è sotto con la gomma, però non dovrebbe vedersi. Quindi è tutto ok. Ora potete vedere, tanto io coloro sempre storto, quindi vedrete più o meno quello che faccio. Facciamo così. Ovviamente col pennarello avrà una risoluzione migliore. Farò poi un po' più spesso in modo che si veda. E poi lo farò anche glitterato. Non farò i margini glitterati perché sennò mi sbaverebbe tutto. Ci ho pensato anche prima, ma i margini non li farò glitterati. Spero che venga bene. Questo video lo farò uscire molto 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 tardi. So che magari per i biglietti si poteva far uscire prima così potevate prendere spunto. Però vabbè, tanto vale per l'anno prossimo, per qualche anniversario potete prendere spunto. Se vi piace, ovviamente vi usciranno meglio dei miei. Io non ci vedo, ho un tavolino che fa abbastanza schifo. Quindi chi ha più spazio verrebbe anche molto molto meglio. Poi io oggi ho fatto anche palestra, ho fatto dei esercizi con dei pesi sui polsi e quindi ho la tremarella alle mani molto bene. Per quello anche non è proprio il massimo. Sicuramente
Solo che solo oggi avevo come tempo, perché oggi è il mio ragazzo, perché il mio giorno libero, diciamo che lo uso di solito per studiare, per andare in palestra. Cioè, ho unito tutto insieme perché poi domani mattina ho da fare. Devo andare a ritirarmi il diploma e poi devo fare delle commissioni con il mio ragazzo in centro. E allora, visto che non potevo nessun altro giorno andare poi in palestra, perché di solito vado la mattina, ho detto faccio tutto a casa e mi risolvo il problema. Allora, ma sembra che vada bene. Ora, togliamo con la gomma un po' di eccesso di matita brutta. Io la faccio un po' sempre, ovviamente senza rovinare tutto il disegno. Fatelo più leggero leggero. Questa gomma, amore, funziona veramente molto bene, mi piace. Le gomme che avevo, ne avevo, ma non erano bianche perché erano carine, l'avevo presa più che altro perché erano carine. Ma non erano bianche e mi rovinavano tutti i disegni. Ok. Ok, ora si fa anche così per pulire la gomma. È una cosa che io solito lo faccio quando ho fatto scuola d'arte, di pulire il fatto di pulire la gomma. Praticamente si va, intanto che pulirla sul, cioè la girate così, una parte che non c'è niente, e la pulite. Così poi rimarrà a bianca. Ok, e questo qua è il risultato. Non so se vi può piacere. Ora andiamo a glitterare. Allora, prima di tutto, quando svitate questo, io l'ho preso in un negozio di cinesi, quindi mi serve prima di tutto un foglio bianco, perché essendo che sbava, ci serve un foglio bianco. Io prendo dal mio taccuino magico, quando si strappano proprio i fogliettini. Ok, andiamo prima a pulirlo, a pulire la punta. Bisogna ovviamente farlo uscire così, faccio vedere, fate uscire. Che deve arrivare tutto verso la fine, se non riuscite a disegnarci. E lo fate uscire un po'. E lo mettete via. Poi così adesso partite a mano molto ferma, schiacciando, passate quello che volete. Ci vuole la mano molto ferma a differenza della mia, che è tutto tranne che ferma. Va bene lo stesso. L'importanza è che sia carino. Ovviamente se lo glitterate con questo tipo di colla, perché alla fine è una colla, dovete aspettare poi un po' di tempo. Per quello io adesso lo decoro fuori e poi devo aiutare con l'altra mano, pur facendomi ombra, perché sennò non vedo niente. Ok, adesso inizia a uscire un po' più facilmente la colla. Poi lo farò asciugare e poi dopo ci scriverò dentro. Poi per chi è più inventiva di me potreste fare tantissime cose, nel senso di aggiungerci tutto quello che volete, tipo decorazioni, queste cose qua, io le faccio molto minimal. Perché volendo si può fare tutto. Un po' sbavacchiato sulla T, però va bene, dai. L'unica cosa, non togliete mai la colla. Se sbagliate, che vi viene una schifezza. Ve lo dico perché ho già provato una volta. È venuto come una schifezza. Ok. Ora, puliamo sul foglio la colla. Quando la chiudete, fa appunto un rimasuglio. Mi raccomando, pulite. E la mettiamo da parte. Questa parte qua la possiamo togliere. E la buttiamo. Ora dobbiamo aspettare che si asciughi. E nel frattempo ci grattiamo. Nel frattempo non so cosa fare. Allora vi faccio solo vedere come sarebbe. Sperando che non posso alzare più di tanto. Verrebbe tipo così. Ovviamente dobbiamo farlo asciugare. Se non volete aspettare tanto, secondo me vi consiglio di usare il phon.
però a freddo, non a caldo, perché se no si squaglia tutto. Lo so per esperienza. Ora, la colla glitterata, poi la, intanto la non so se la riutilizzerò, se vedo. Intanto potrei fare qualcosa di carino intorno. Tipo, metto alla fine la data. Mettere. Mi piace scrivere le date, mi piace scrivere. Okay. E poi magari potrei fare qualcosa al lato, non so, non ho idea di cosa. Potrei farci dei ghirigori. Questo pennarello si sta pure scaricando. Molto bene, Sara, tutto che si scarica oggi. Perché ho un altro pennello indelebile, ma la punta è molto spessa. Mi sa che mi toccherà poi uscire. Se riesco, non lo so. Vedremo perché mi serve questo tratto penne della carta regalo che io non ho. Perché devo incartare i regali. Uno è già incartato, eh. Se avessi della carta potrei incartarne anche un altro, ma purtroppo non ho più carta, ce l'ho forse natalizia, ma nemmeno quella, che non la trovo più. Ok. Spero che sia decente, io non so, a me sembra decente, poi darsi che magari io lo vedo bello, poi magari uno schifo, non so nemmeno io. Ok. E così. Così. Un ghirigoro lato, sotto ho messo la data e poi magari scrivo sopra, metto aprimi. Siamo con il mio ragazzo. Ok. Dobbiamo solo aspettare che la colla si asciughi e poi potremo scriverci dentro. Il problema è che mi serve proprio questa parte qua, quindi non posso aprire. Niente. E finisco qua il mio tutorial. Semplicemente poi andrò a togliere le clip, lo aprirò e dentro ci scriverò qua. La parte dentro ci scriverò una dedica. E poi lo metterò dentro la busta gigante che dovrò comprare, perché se non ci sto, aspettatevi, mi raddrizzo. Adesso aspetterò un paio di minuti che si asciuga, magari lo metto vicino al termosifone. Non ho stretto contatto perché ho paura che si rovini. E niente, poi dentro ci scriverò una dedica, che scriverò se riuscirò con una penna visibile. Magari lo farò più grande. Scriverò una dedichina carina. Poi se riesco dopo farò una cosa, magari se riesco ripasso tutto il cuore, magari o con i glitter o col pennarello, adesso vedo un po' come fare. Adesso mettiamo via la mia matitina con la gomma. Non lo so dove. Allora questa la lascio qua per il momento, mettiamo un po' anche le matite. Ora l'asciugo a parte, ad asciugare, questa è la mia borraccia da palestra, dovevo, non l'ho sciacquata, dovevo riempirla d'acqua ma mi sono dimenticata. E niente, spero che questo mio tutorial vi sia piaciuto. Verrà fuori così praticamente. Adesso aspetterò che si asciughi. C'è anche il cartoncino qui. Allora, vi faccio lo spoiler, tanto amore, lo vedrai poi. I regali che ho sono nascosti. Poi praticamente ho loro preso un controller per la PlayStation, così finalmente giocheremo in due. Non l'ho trovato wireless, ma con il cavo, me lo beccherò io quello col cavo, non fa nulla, speriamo che ci arrivi. E penso di sì. Ho preso quindi un controller, ho preso poi come regalo un portafoglio, perché so che a lui piaceva. Non
Non ve li faccio vedere per il semplice fatto che lascerò a lui l'onore che farà il video poi dei regali. Portafoglio che do con tante tessere e l'ultimo regalo che è stato quello più recente, lui ho preso una collana con l'ancora da Gioielli che avevo uno sconto con i punti, non perché sono ti richiamo perché la collana costa già di per sé. È una collana più o meno lunga, però lui ha un collo comunque abbastanza grande con un'ancora che appunto è della linea Marilou, una cosa del genere. Dove chiamarsi? Marlou. Non mi intendo di sia cosa. Sì. Comunque, e niente, questi sono i regali che gli ho fatto, li farò poi questo qua. Ci tenevo a fare una cosa particolare che mi piaceva molto, che visto che da me lo fanno, ma sono povera. Perché volevo prendergli un palloncino e attaccarglielo al regalo che volava. Solo che essendo qui devo andare al ristorante, non so quanto sia comodo andare in giro con un palloncino che svolazza. Un po' più che dove sarebbe. Non so, più che altro magari andrò a vedere. Peccato per la carta regalo. Cioè, è bella, anche solo rossa, perché tipo quella di Marlou è già confezionato. Mi manca il portafoglio da, diciamo, chiudere e il controller, che è quello un po' più complicato da chiudere. Infatti, cioè, mi sarebbe piaciuto più una bussina. Però massimo, vedrò come fare. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sto vado a fare merenda che sto guardando di fame. Ho un caldo per questa stanza, veramente tanto caldo, 14.000 luci accese. Niente, io vi saluto. Sto cazzo di cosa dove lo nascondo? Speriamo che non verrà più il mio ragazzo a casa fino a San Valentino, mi manca solo domani, non lo faccio venire a casa. Quando San Valentino potrà venire. Che, cioè, vi rendete conto di quanto è grande? È gigante. Gigantesco sto coso. Cioè, vedete la mia faccia. Vabbè, comunque potrei fare un tutorial così. Facciamo, ecco, momento copertina con il cuore. Bellissima, vedrò questo. Tanto l'avrà già visto. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Mettete hashtag love. Sì. E ditemi poi come avete voi impastato invece San Valentino. Un saluto a tutti.